Secondo quanto riferito, il duca e la duchessa hanno chiesto di attenuare parti del documentario Netflix che uscirà entro la fine dell'anno. Secondo quanto riferito, il principe Harry e Meghan Markle sono presi dal panico per alcuni dei linguaggi usati nel loro nuovo documentario Netflix dopo la morte della regina Elisabetta II. Meghan ha descritto il documentario in un'intervista di agosto con The Cut come il pezzo della mia vita che non ho potuto condividere, che le persone non hanno potuto vedere, la nostra storia d'amore. Tuttavia, si dice che i Sussex stiano ora pianificando dei cambiamenti. Ma è la loro storia, dalla loro stessa bocca. È stato riferito che i Sussex hanno iniziato a ripensare al progetto prima che la regina morisse l'8 settembre nel tentativo di ammorbidire il ritratto dello studio nello show. La fonte di Netflix ha aggiunto, hanno fatto richieste significative per restituire i contenuti che loro stessi hanno fornito, nella misura in cui alcuni membri dello staff di Netflix ritengono che, se concesso, bloccherà effettivamente il progetto a tempo indeterminato. Tuttavia, secondo quanto riferito, un'altra fonte ha affermato che Netflix aveva chiarito che lo spettacolo sarebbe andato avanti. Serie potrebbe essere critica nei confronti del re e di altri reali anziani, tra cui la regina consorte Camilla e il fratello e la cognata di Harry, il principe William e la principessa Kate. Una fonte di Netflix ha detto a Page Six, Harry e Meghan stanno ripensando alla propria storia, al proprio progetto. Un'altra fonte del settore ha aggiunto, Harry e Meghan sono in preda al panico per il tentativo di attenuare anche il linguaggio più elementare.